sono pronti a far ascoltare un po' il suono che ho detto. Grazie. Si comincia.
parte col secondo brano. Thank you.
Thank you.
siete pronti? Ok, questo è un momento importante perché siamo per ospitare sul palco un grande amico, ci conosciamo da sempre, siamo stati nella stessa città a respirare la stessa aria, quell'aria che ci ha fatto crescere. Pare sia la volta di Roberto Vecchioni. Diversi. Noi siamo stati fuori, siamo tornati, però non posso mai dimenticare sui testi le sue parole, quelle cose che ti riempiono il cuore quando tu non solo li senti cantare, ma anche quando ci sono, perché i poeti sono fatti così, sono fatti di questa pasta. Quindi direi di accoglierla con un grandissimo applauso con noi sul palco, Roberto Vecchioni. Thank you.
Chiamami ancora amore, canzone vincitrice Sanremo 2011. Stanno insieme. Quello è la mania sua, l'esaltazione. Morando è un amico grandissimo, un ragazzo meraviglioso. Arrivare per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso
serata al di sopra delle aspettative, sia a livello musicale che a livello di calore del pubblico. Allora, uno spazio che è finito questo, con la premiata sarebbe finito. Questo è un condizionale. Invece io ci tenevo tantissimo, perché credo di non aver fatto la ragione, a cantare una cosa. Questa è una storia che ho chiesto a lui di prepararmi oggi, non è nemmeno. È una storia che io amo tanto, tantissimo, perché mi ricordo ancora adesso quando l'ho fatta, quando l'ho scritta, perché è venuto in mente, ma soprattutto perché è una storia universale, è la storia di un grandissimo amore, di una madre per un figlio, una madre grandissima e un figlio grandissimo. La madre si chiamava Celia Grasset. Come dici, chi cazzo è? Anche il fenomeno. Celia della Serna era la mamma di Che Guevara.
altissima qualità questo per i bici. Thank you.
cambiare. Grandissimo, thank you.
sembra finito, ma il condizionale è doppio, prevede un ritorno per un gran finale. Quante gocce di rosa intorno a me,
cercano di sprecare il settembre.